Ciao ragazzi e benvenuti qui su SV Design per un'altra lezione del nostro corso di Photoshop. Quest'oggi, diciamo la verità, non sapevo cosa fare per la prossima lezione, per questa lezione in particolare, perché avevo deciso di fare il ritocco dei volti, che è molto complicato, e prima ho fatto vedere il ritocco dei paesaggi, che è abbastanza semplice, quindi cercavo qualcosa di intermedio. Girando un po' per il web, ho trovato questa immagine che mi ha ispirato parecchio. Come vedete, sono degli spruzzi d'acqua e ho pensato un po' cosa posso fare. Ora, tra questa immagine e una birra che avevo davanti, sia chiaro, non bevo birra, non mi piace stranamente. Era quella di mio padre appoggiata sul tavolo. Ho visto questa birra e vedendo questi spruzzi mi è venuta un po' un'idea particolare. Chi mi segue su Facebook o sulle varie pagine avrà visto questa immagine. Come vedete, questa è una birra. Sembra una bella birra ghiacciata, bella fresca, con questo effetto di schizzo e il tappo che, diciamo, è saltato fuori. Quest'oggi vi farò vedere appunto come si fa questa birra, questa foto in questa maniera. Mi è stato chiesto molto sia su Nikon Club sia sulla mia pagina, eccetera. Quindi abbiamo giudicato che faremo questa lezione. Innanzitutto vediamo che scatti ho fatto. Ho fatto molti scatti per provare la scena. Prima cosa, ho fatto uno scatto che mi desse, diciamo, l'immagine tutta nera, senza utilizzare flash, in modo da avere un nero puro, diciamo, come sfondo. E successivamente ho messo un flash a destra e uno a sinistra e semplicemente ho ottenuto questo risultato. Questo risultato ho messo un cartoncino nero dietro, una lastra di vetro sotto per creare questo bel riflesso, e come parametri ho utilizzato un 2 centesimo di secondo perché è il tempo di sincro, ISO 100 per la qualità e F10 per la profondità di campo. Abbiamo qualcosa di molto nitido. Io ho utilizzato il Tamron 90 mm macro, che è veramente molto nitido. E quello che ho fatto sono state semplicemente tre scatti, di cui il primo ovviamente è stato questo qua, dove avevo la bottiglia vuota per provare, perché mi serve il tappo rimosso. Poi, siccome, come ho detto prima, non bevo birra, ho preso direttamente la birra fredda dal frigorifero tappata, però non mi andava di aprirla. E successivamente gli ho spruzzato, prima di appoggiarla, gli ho spruzzato con uno spruzzino un po' d'acqua non molto fredda, temperatura ambiente. In questo modo faceva un po' di reazione, visto che il contorno era freddo, e creava questo effetto così a goccioline che sono rimaste attaccate. La birra piena ovviamente serve anche per questa schiumetta che ci dà sul bordo, che dà un effetto molto più realistico poi. Infine, siccome dovevo fare il tappo che schizzava, ho lasciato cadere il tappo a vuoto nella scena, scattando a occhio, sincronizzandolo, diciamo, e ho ottenuto questo risultato. Ho fatto 7 scatti prima di ottenere questo risultato. Come vedete, ho il mio tappo che schizza. Benissimo, adesso cosa facciamo? Semplicemente importiamo le nostre tre immagini, le importiamo in Photoshop e quindi in Camera Raw. Perfetto, abbiamo le nostre immagini aperte in Camera Raw. Adesso faremo un settaggio generale sulla prima immagine, che sincronizzeremo con tutte le altre due. E poi semplicemente faremo delle modifiche col pennello di regolazione in base alla foto. Perciò io direi di lasciare l'esposizione a 0, di aumentare il contrasto in modo da avere un nero più profondo e la birra più verde, diciamo il liquido. Togliamo un po' di luci per recuperare questa parte un po' bruciata, quindi direi meno 23. Mettiamo le ombre per recuperare queste parti scure. Facciamo più 15, va benissimo. Aumentiamo anche i bianchi, poco, e diminuiamo di molto i neri per avere uno sfondo tutto nero, quindi direi meno 30. Perfetto, vedete che abbiamo lo sfondo perfettamente nero. La chiarezza la lascerei invariata, ma aumenterei la vividezza per la colorazione della birra, in modo che abbiamo un verde più
accentuato. Ora adattiamo alla vista, anzi 100%. Solitamente vedete che qui un po' si è creato un po' di rumore, quindi siccome non mi piace molto, io direi di toglierlo con il parametro della luminanza. Quindi andiamo in dettagli, mettiamo, solitamente metto 20 alla luminanza. Proviamo a fare lo zoom come prima per vedere cosa risolviamo. Ok, dettagli luminanza a 70 e contrasto a 50. Solitamente questi sono i miei parametri di default. Dopodiché i colori li impostiamo a 100. Ok, direi che ci siamo. Facciamo il prima e il dopo. Ovviamente ora non si vede molto, però ci siamo. Va bene, direi di lasciare il profilo lente perché sulla mia lente che ho utilizzato non cambia molto. Vedete? Neanche si nota. Togliamo solo le aberrazioni cromatiche se ci sono, se presenti. E direi che possiamo aver finito per questa immagine. L'unica cosa adesso che dobbiamo fare, prima di applicarla su tutte, io direi di passare già alla regolazione tramite pennelli per finire la nostra immagine totale. Perciò prendiamo il nostro pennello di regolazione, io zoomerei già al 25%, perfetto, e iniziamo dalle zone scure, ovvero questa parte qua. Come vedete abbiamo un nero, diciamo che dà più profondità, ma io vorrei più dettagli. Perciò, per semplicemente schiarire queste zone, portiamo l'esposizione a 0,90 circa e le ombre a 22. 20 va, vabbè, va benissimo. Pennelliamo e vedete che ci si scoprono i dettagli della nostra foto. Pennelliamo ovviamente solo nelle zone scure. Perfettamente. Anche questa parte qua. E questa parte di sotto. Perfetto, ecco qua i nostri dettagli. Anche un po' qua sul collo. Benissimo. Alt per passare alla gomma che cancella, oppure clicchiamo cancella. Io tengo premuto Alt per fare più veloce. Ed eliminiamo le sbavature che abbiamo creato, se ne abbiamo create. Ci spostiamo tenendo premuto la barra spaziatrice. Come sempre. Perfettamente. Ora, secondo pennello. Dobbiamo... qua diciamo che ci è uscito un qualcosa di molto piatto, quindi lo voglio ravvivare. Quindi usiamo la chiarezza che abbiamo lasciato da parte prima. Perciò un nuovo pennello. Questa volta aumentiamo la chiarezza, la portiamo circa a 30, 36. Sì. E anche il contrasto, in modo da avere qualcosa di più accentuato, quindi facciamo 32. No, facciamo di più, facciamo 37. Ok, quasi simile comunque. E pennelliamo su tutta la birra. Perfetto, vedete che si crea un effetto più di profondità. Lo passiamo ovunque. In questo modo, grazie al contrasto, si recuperano anche un po' di luci perse, bruciate. Perfetto. Tenendo il mouse qua possiamo vedere cosa abbiamo fatto e cosa no. Vediamo cos'altro ci manca. Ci manca questo pezzo. Questo è il collo. Sopra è perfetto. Ok, guardate il prima e il dopo. Molto molto meglio, vedete? Ora abbiamo queste zone che sono molto illuminate, quindi io direi di diminuirle con un nuovo pennello in cui abbassiamo le luci di circa 22, ok? E passiamo qua sopra, vedete? Recuperiamo i nostri dettagli. Anche qua, lo facciamo anche qua, passiamo anche qua sopra. Qua la corona si vede un po' poco. E infine in queste due zone. Qua. Vediamo se riusciamo anche qua. Benissimo. Questo si poteva evitare, diciamo, con dei softbox sul flash. Io faccio
fatto diciamo molto rapido perché, come ho detto, mi è venuta l'idea al volo, non avevo tempo di organizzare tutto. Quindi ho usato i flash nudi con solo il loro diffusore integrato, quello che appare quando togliamo la bounce card fuori. Benissimo. Ok. Schiariamo un po' il fondo qua, quindi nuovo pennello. Andiamo a fare, aumentiamo l'esposizione poco, 0,20, 0,25, e le ombre più o meno a 16, 15, ok. Passiamo qui, con solitamente la gomma togliamo le sbavature e ci siamo perfettamente. Adesso il nostro sfondo, che non è perfettamente nero, ha una leggera sfumatura, quindi un nuovo pennello. E portiamo solamente le ombre, in modo che non vada a toccare i colori chiari, a meno 70. Direi che ci può stare. Partiamo da qua. Vedete un po'. Facciamo in questa maniera. Perfettamente. Torniamo più giù. Benissimo. Vedete qui il risultato che si vede più chiaramente. Ok, ora io adatterei alla vista perché dobbiamo passare su tutto il nostro riflesso di sotto, in modo che venga creato molto più elegante, molto più effetto vetro veramente chiaro, perché era un po' appannato, un po' pieno di ditate che ho fatto io per prenderlo, quindi perfetto così. Vediamo se ho passato ovunque. Sì. Ok. Benissimo. Abbiamo finito per la nostra prima immagine. Ora seleziona tutto, sincronizza, facciamo tutto tranne le ultime tre che sono le regolazioni locali e diamo l'ok. Perfettamente. Ora andiamo a regolare col pennello anche questo, quindi 33% di zoom. Andiamo sul nostro tappo. E per il tappo, come esposizione, come valori del pennello locale, facciamo un'esposizione di 1,15, ci può andare bene, un bel po' di contrasto, quindi una quarantina. Ok, togliamo le luci che vengono create col contrasto, quindi meno 52, e aumentiamo la chiarezza come quella che abbiamo usato alla birra più o meno. Mettiamo 80 perché sulla birra ne abbiamo. Non ci serviva molto, ma qui che è scuro ci serve. Quindi pennelliamo. E come vedete, abbiamo il nostro tappo ravvivarsi con colori perfetti. Benissimo, se volete essere più sicuri, facciamo nuovo ombre a meno 71 e togliamo la parte intorno di ombre, ma tanto poi lo vedremo come lo vedremo in Photoshop di toglierlo. Passiamo al nostro, alla nostra lattina vuota, lattina scusate, bottiglia vuota, 33% sempre. A noi ci serve solo il collo, quindi dobbiamo rendere la stessa luminosità della prima foto. Come facciamo? Aumentiamo un bel po' l'esposizione, quindi potremmo farla anche direttamente a tutta l'immagine, visto che prendiamo solo il collo, però mi trovo più con i pennelli, perché vado a selezionare fuori dallo sfondo, non vado a toccare lo sfondo, insomma. Perciò pennello con esposizione a 2, 2,15, facciamo 2,30, ombre a meno 51 circa, meno 56 va bene, e la chiarezza la stessa del tappo, quindi più 80 circa. Ok, pennelliamo sul tappo. Come vedete qui le nostre ombre ci si vanno a spostare, quindi è meglio utilizzare il pennello anziché fare su tutto, perché come vedete si sposta, si modifica anche lo sfondo. Direi che le luci le possiamo anche abbassare. Ok, abbiamo tolto le nostre luci. Nuovo pennello per lo sfondo, sempre meno 71. E facciamo in questa maniera. Vediamo se riesco a farlo più piccolo. Ok, togliamo qualche pezzettino di sfondo con Alt per cancellare.
Benissimo. Questo è il prima e questo è il dopo. Perfetto. Torniamo alla nostra vista principale. Selezioniamo tutte e tre le foto e facciamo apri oggetti. Ora, mentre Photoshop ci carica le nostre foto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente prendere il nostro collo di bottiglia aperto e incollarlo su quello chiuso, in modo da creare un effetto da far sembrare che la nostra birra era aperta. Successivamente dobbiamo prendere il nostro tappo e far finta che sia saltato e utilizzare il nostro spruzzo per fare la birra che fuoriesce dal tappo. Benissimo, Photoshop ci ha aperto le nostre immagini. Partiamo dalla prima, qui. Possiamo dare una curva di regolazione se vogliamo un po' più di contrasto in queste aree. Vediamo un po'. La facciamo in questa maniera. Ma direi che ci può stare anche su tutto. Perfetto. Ora prendiamo il nostro collo da questa bottiglia qua. Prendiamolo così. E lo incolliamo qua. Perfettamente, lo spostiamo, neanche a farlo apposta l'ho preso perfettamente che combacia, lo rendiamo più opaco, più trasparente e io allineo praticamente questo bordo col tappo, in questo modo la bottiglia diciamo che mi si fa un po' più piccola, però è l'effetto che voglio, perché sennò già sembra troppo alta. Diamo l'ok. Magari qua non combacia molto, quindi la ruotiamo un po'. Proviamo a farla semi-trasparente, farla completamente opaca. Ora faccio una maschera e con il mio pennello nero semplicemente vado a togliere i dettagli. Pennello nero, durezza 50% circa. Ci servirà anche dopo. Vedete la differenza? Qui abbiamo la nostra schiuma. Ora non sono molto preciso perché, come avete visto, il risultato l'ho già fatto, quindi questo è semplicemente un tutorial. Voi siate più precisi possibile. E la nostra birra adesso è aperta. Come vedete qua sembra ancora che c'è il tappo, quindi semplicemente togliamo questo pezzo. Vedete, prima e dopo. Magari possiamo farlo anche un po' più piccolo, in modo che non sembri un fotomontaggio. Benissimo. Ora prendiamo un nuovo livello vuoto e utilizziamo il timbro clone. Molti fanno, diciamo, duplicare il livello e poi lavorare sul livello attuale col timbro clone. Io preferisco utilizzare un livello vuoto e utilizzare il campione attuale sotto, semplicemente perché in questa maniera la nostra immagine pesa di meno, perché noi non andiamo a duplicare tutti i pezzi che magari non ci servono, ma andiamo a campionare solo i pezzi che vogliamo e riempiamo quel livello con quei pezzi. Quindi questi pezzi qua, perfettamente. E successivamente l'orizzonte del nostro vetro in questa maniera, come vedete, perfettamente. Facciamo anche qua la stessa cosa. Ora faccio un po' abbastanza veloce. Ok, facciamo finta che è tutto pulito. La barra spaziatrice era morta. Ok, ora, sempre su questo livello, selezioniamo dal fondo della bottiglia in giù, dal riflesso, così, e prendiamo lo strumento sfumatura, che
con il nero, colore da nero a trasparente. Partiamo da sotto e facciamo da nero a trasparente, una, e poi da poco più giù da nero a trasparente, due. In questa maniera abbiamo un riflesso più elegante, vedete? Più accennato anche. Perfetto, abbiamo fatto la nostra foto, la nostra composizione in questa maniera, diciamo che tutto corrisponde. Allarghiamo il nostro stage perché ci serve lo spruzzo, quindi facciamo più alto, così, perfetto. Andiamo sotto e creiamo un nuovo livello di sfondo, backspace con alt per riempire col colore di primo piano che è il nero. Ok, ci siamo. Ora dobbiamo fare quei tantissimi spruzzi di birra. Possiamo fare in due modi: o scattiamo delle foto sempre con le stesse impostazioni, nello stesso stage della birra, quella vuota, e la facciamo, diciamo, cadere all'ingiù, poi rigiriamo lo scatto e sembrerà che va all'insù. Oppure, se non volete sprecare birra, utilizzate l'acqua e la coloriamo dopo, o acqua frizzante, possiamo usare anche acqua e bicarbonato se volete. Io, siccome sono stato ispirato da quell'immagine che ho trovato su Google, utilizzerò quell'immagine che fa anche al caso mio. Come vedete, se io la importo, ora devo cliccare su questo livello in modo che me la mette sopra, se non vedo nulla, importando questa immagine, come vedete è bianca con le cose azzurre. Vediamo un po', così mi piace. Ora non so se riesco a farla perfettamente come l'avevo fatta nell'immagine che ho postato, però diciamo che è indicativa la cosa. Così dovrebbe andare bene. Riporto la mia opacità a 100 e do l'ok. Ora, cosa dobbiamo fare per far sì che la nostra immagine sia perfettamente come se fosse uscita dal nostro disegno? Semplicemente, voi potete farlo anche dentro l'oggetto avanzato se volete. Io per comodità faccio rasterizza livello, CTRL I per invertire, e guardate il blu che colore è diventato invertito, lo stesso colore della nostra birra. Successivamente ricreo l'oggetto avanzato. In questa maniera ho il mio schizzo e sono soddisfatto. Però, come vedete, va sopra l'immagine. Perciò, se vi ricordate quando nella lezione in cui ho praticamente fuso lo sfondo bianco per creare il mio tatuaggio sulla modella utilizzando Moltiplica, abbiamo detto che il contrario di Moltiplica è Scolora. Infatti, come Moltiplica cancella il bianco, Scolora cancella il nero. Guardate un po', ha cancellato il nostro nero e la nostra immagine è diventata trasparente, tranne che nelle zone chiare. Ora, quello che dobbiamo fare semplicemente è andare a pennellare via queste sbavature. Quindi maschera, pennello nero e pennelliamo via questo. Zoomiamo un po' in modo da creare un qualcosa di molto omogeneo. Perfettamente così. Abbiamo creato il nostro spruzzo. Come vedete, questo non c'entra niente, però lo lascio al momento perché io duplico, nascondo questo di sopra. Ora lo posso eliminare, sempre con il nero, ma lascio questi schizzi qua. Benissimo, questo lo lascio anche. Ora, questo che ho duplicato qua, vado a nascondere il primo e cancello questo sul secondo livello. Volendo, queste le possiamo anche lasciare in base a come piace a noi, magari le possiamo anche spostare. Ora, cosa facciamo? Questo livello qua lo andiamo a flippare in orizzontale, quindi rifletti orizzontale, rifacciamo apparire quello di sopra e lo impostiamo qua. Quindi possiamo renderlo anche più alto o farlo doppio, come volete voi. Io direi di ruotarlo un po' per dare questo effetto così. In modo che viene data più
realisticità alla foto. Volendo questo si potrebbe anche lasciare perché vedete come se schizza un po' fuori. Però noi per realizzare l'immagine come l'avevo fatta prima cancelliamo tutto qua. Siamo gli unici che siamo riusciti a fare uno schizzo pulito, lo so, è una cosa fisicamente impossibile, ma noi la lasciamo, lo facciamo in questa maniera. Se volete potete anche cancellare un piccolo pezzo e, oppure ridimensionarlo, in modo che sembra una cosa più perfetta. Ora io lo sto facendo veloce perché tanto l'immagine l'ho già fatta. Come vedete abbiamo questi schizzi qua. Ora non ci resta che incollare il nostro tappo, quindi semplicemente andiamo a prendere qua il nostro tappo, Ctrl C per copiare, Ctrl V per incollare, lo impostiamo qua vicino agli schizzi, come sempre metodo scolora, così togliamo il nero, e qua abbiamo il nostro tappo che è volato, diciamo. Bellissimo. Ora ritorniamo sul nostro stage, lo rimpostiamo più piccolo e rispettiamo un po' meglio la regola dei terzi, in questa maniera. Anche da sopra ridimensioniamo un po', diamo l'ok. Quello che dobbiamo fare adesso è recuperare un po' di nitidezza, anche se l'abbiamo già. Quindi ciò che faccio è semplicemente un Ctrl-Alt-Shift-E per duplicare tutti i livelli che abbiamo. Se volete potevate fare anche una curva generale, se volete correggere meglio, ma io sono soddisfatto così. Quindi Ctrl-Alt-Shift-E per duplicare tutti i livelli visibili in uno. Filtro, altro, accentua passaggio. Clicchiamo sulle nostre goccioline e direi che un 0,4 ci sta anche bene. Fondiamo con luce lineare. Perfetto, vi faccio vedere il prima e il dopo da vicino. Questo è prima e questo è dopo, vedete la nitidezza come aumenta. Siccome la nostra, questo qua non è un mio scatto ma un'immagine da internet, è un po' più sfocato, quindi direi di farlo di nuovo. Ctrl-Alt-Shift-E, filtro, altro, accentua passaggio, clicchiamo qua, portiamo a 0,3, luce lineare, maschera nera, e pennelliamo semplicemente sul nostro schizzo, quindi col bianco. Facciamo così, pennello un po' a caso ovviamente adesso, facciamo anche un po' sul tappo. Bene, direi che questa parte qua non mi piace perché è quel tappo particolare che si strappa con le mani, quindi con un pennello sopra questo è il tappo mi pare, sì, con un pennello qua sopra io posso, con un clone qua sopra, un livello, posso andare a clonare un pezzo nero e andare a cancellare questo pezzo. Benissimo, questo alone che vedete è semplicemente la maschera, la texture dell'accento a passaggio che con la maschera nera possiamo andare a eliminare. Sia questo di sopra e sia questo di sotto. Ok, qua il mio Photoshop ogni tanto impazzisce e mostra questa riga nera che non esiste, non è nulla, non so se da voi visualizza. E questa qui è la realizzazione della nostra foto. Vediamo se quanto l'ho fatta uguale a quella che avevo fatto prima. Vediamo un po'. Beh, direi che è quasi identica. Qui ho ripetuto qualche gocciolina in più e ho enfatizzato un po' i colori con una curva finale. Qui la possiamo anche fare adesso se vogliamo. Prendiamo la nostra curva e creiamo un po' più di contrasto. Ma diciamo che il risultato è simile. Bene, anche per oggi la nostra lezione è conclusa. Spero vi sia piaciuta, visto che molti mi hanno chiesto come ho realizzato questa foto. Quindi un saluto sempre da Stefano per STV Design.